Buongiorno a tutti, gente, e benvenuti finalmente nello speciale di San Valentino. Ottimo, per questo speciale ho deciso di recensire un libro di cui si è tanto tanto parlato in quest'ultimo momento perché è appena uscito il relativo film. Oggi, per la rubrica Libri di Merda, ho deciso di darvi le 51 ragioni per cui questo libro, vale a dire 50 sfumature di grigio di E.L. James, è veramente un libro di merda. Ho deciso di fare meno tagli possibili perché mi voglio divertire e parlare un po' a ruota libera di questo libro che fa veramente veramente schifo, dunque iniziamo subito. Anche se sono sicura che tutti voi conoscerete la trama, io ve la voglio raccontare lo stesso, si sia mai che qualcuno si sia salvato. Allora, vi dico che il libro parla di una tizia, che è sostanzialmente una sfigata, che incontra lo zio paperone della situazione, molto fan del sadomasochismo, e scopano tantissimo fino a che lui le dà una cinghiata troppo forte e lei scappa in lacrime. Fine della storia. Allora, sto già ridendo, non va bene. Dicevo, dopo aver fatto questa brevissima introduzione sulla trama, e vi assicuro comunque che non succede nient'altro all'interno del libro, cioè voi, saputo questo, potete iniziare a criticarlo e dire ai vostri amici che l'avete letto, perché non succede nient'altro. Inizierei la recensione vera e propria parlandovi di come inizia questo libro. Mi guardo allo specchio, arrabbiata e delusa. Al diavolo i miei capelli, che non vogliono saperne di stare a posto. Ma puoi iniziare un libro con una frase del genere? Fa molto, al diavolo i miei capelli, ho la mia nuova piastra Imetec! O una cosa del genere. O una specie di quelle pubblicità per i balsami, quelle che fanno Swish, o cose di questo tipo. Iniziamo dunque a parlare della personalità del personaggio protagonista. Personaggio che noi seguiremo per tutto il libro, dato che è tutto scritto in prima persona e siamo sempre nella sua cacchio di testa malata. Anastasia è una persona repressa dalla società, una persona insicura, una persona che non sa che cosa fare della propria vita. Si dice che ama i libri. Piccolo dettaglio. Lei ama i libri, ma durante tutto il romanzo non ne tocca uno, nessuno. Lei è una studentessa di letteratura, che ama la lettura, questo perché? Perché ovviamente tutte le persone che amano i libri possono sentirsi identificate in un personaggio come Anastasia Steele, che oltretutto si chiama, se dovessimo decidere di tradurlo, Anastasia Acciaio. Ecco, la sua personalità è quanto di più dissimile all'acciaio che si possa immaginare. Anastasia è sempre perennemente per terra, anche quando incontra Christian Grey gli cade praticamente sui piedi perché inciampa nei suoi stessi piedi tipo i pagliacci al circo, lunga e tirata per il pavimento del suo ufficio. Prima di questa meravigliosa scena scopriamo che Anastasia ha una fissa per i numeri. Non sto scherzando, lei conta le persone, conta le cose, dandogli dei nomignoli. Ad esempio, i mariti della madre, o le bionde nell'ufficio di Christian Grey, il primo giorno in cui lo vede, cioè la bionda numero 2, che si chiama tipo Angela, e glielo dice pure, io mi chiamo in questo modo, ma lei no, la identifica come la bionda numero 2, piuttosto che la bionda numero 3, il compagno di mia madre il numero 1, il numero 5, cose di questo tipo. Oltretutto lei ce l'ha a morte con le bionde, non si capisce perché, però probabilmente è un po' schiava di quel luogo comune che le bionde siano stupide. Perché ovviamente Anastasia Steele è sbadata? Perché questo libro, che altra cosa, si è detto tanto che sia un romanzo romantico, un romanzo erotico, ma in realtà ho scoperto che appartiene a un genere tutto suo, diciamo tra virgolette fondato da questo libro stesso, che è il genere porn mom. Vale a dire una specie di porno di bassa lega per le persone di mezza età che ormai hanno passato quell'epoca in cui durante il sesso provavano tutto e quindi sono un po' schiave della routine e questa cosa dovrebbe servire per rinvigorire i loro bollenti spiriti. Ma effettivamente io mi chiedo per quale motivo dovrebbe farlo, dato che le parti in cui i due protagonisti hanno dei rapporti sessuali sono sostanzialmente le più noiose. Comunque, la sbadataggine della protagonista è dettata dal fatto che questo personaggio è direttamente ispirato a Bella Swan di Twilight.
Su Twilight vorrei aprire una piccola parentesi perché io a mio tempo, quando avevo tipo 12 anni, prima che scoppiasse il boom e diventasse famosissimo, mi era stato regalato così per caso e io l'avevo letto e mi era piaciuto veramente un sacco. Ma perché? Perché è ovvio, a una ragazzina di 12 anni quel libro è pensato per quella fascia d'età, quindi a me era piaciuto tantissimo. Adesso se lo dovessi riprendere in mano a 20 anni, magari vi direi fa schifo, però comunque. Considerato che 50 sfumature di grigio è una fanfiction di Twilight, se volete leggere la stessa storia, leggete Twilight perché a qualunque età voi vogliate prenderlo in mano, lo troverete sempre molto più bello di 50 sfumature di grigio. Parliamo del fatto che Anastasia Steele si fa una serie di pipponi mentali su che cosa può pensare questo Christian Grey. Oltretutto, una cosa proprio irritante dal punto di vista della grafica del libro è che vengono inserite delle virgolette che non sono quelle del dialogo, sono tipo quelle per mettere l'apostrofo in cui lei esprime i suoi pensieri. Tu leggi proprio tutto questo, cioè tu leggi il flusso dei pensieri, quello che lei dice e se pensa e dice la stessa cosa viene scritto due volte, questa è una cosa terrificante, e anche quando pone delle domande, tu non capisci se le sta facendo realmente o se le sta solo pensando. Questo per un semplice fatto grafico, nel senso che in mezzo a un dialogo ci sono queste cose che in realtà lei non pronuncia e quindi dici, vabbè, che schifo, effettivamente che schifo. Questa cosa dei dialoghi, oltretutto, viene espressa in una maniera bruttissima dicendo che lei ha una dea interiore che fa delle cose. Cioè, quando lei è esaltata, anche quando hanno dei rapporti, lei dice che questa dea interiore balla. Si dimena, ma che cos'è? Cioè, come il fanciullino che vive in ognuno di noi, lei ha la dea interiore. Vabbè. Parlando genericamente degli aggettivi che vengono utilizzati da tutti i personaggi, diciamo che non vanno al di là di bello, brutto, triste, eccitante, grande, grosso, cose di questo genere. Nient'altro, questo è proprio il livello di lessico standard del libro. Questa cosa dei termini, che comunque sono sempre ripetitivi e sono sempre uguali, si sente tantissimo nelle scene di sesso. E io posso capire che stai scrivendo un libro erotico e che quindi due persone durante un rapporto sessuale, indipendentemente da come si incastrino sopra, sotto, destra, sinistra, a un certo punto sempre lo stesso atto è. Però un attimino di varietà di termini, cioè non è possibile che in tutte le scene di sesso che descrivi, e ce ne sono veramente tante, veramente inutili, i tuoi tre aggettivi siano grande, lungo e grosso, cioè che palle. In riferimento ai termini, c'è un punto che mi ha fatto molto ridere. Vabbè, iniziano a fare una serie di cose e a un certo punto lui le fa un commento tipo come sei larga. Io quando ho letto questa cosa veramente non volevo crederci. Che mi sono detto, ma ti pare? Cioè, questo è un libro, viene tradotto in 100 lingue diverse e tu scrivi una cosa del genere, ma oltretutto, lei oltretutto non dice nulla. Cioè, a quale donna vorrebbe sentirsi dire il giorno in cui perde la sua virtù, come sei larga? Cioè, ma per favore! Parlando delle scene di sesso, vi posso dire che sono palesemente plagiate a Cappuccetto Rosso. Questo perché, tra tutte e due, ci sono una serie di scambi di battute del tipo che occhi grandi che hai, che bocca grande che hai, che sciabola lunga che hai, cioè robe del genere. Durante la descrizione del primo rapporto, che anche lì è uno di quei rapporti in cui loro fanno tutto, cioè lui se la incastra dietro, davanti, sopra, sotto, in ogni modo, che voglio dire, è una persona vergine, vabbè che ha detto che era larga, quindi ci può pure stare. Poi lei guarda sconsolata la coperta e dice, c'è del sangue a prova della mia verginità perduta. Che schifo! Lava tutto! Poi ha un modo di avere dei rapporti umilianti, che poi c'è pure anche quella storia tipo metropolitana che oh, l'uomo duro non fa dormire la propria donna nel letto dove dorme lui. Ma per quale motivo? Cioè. Che cosa ti succede se fai dormire una donna nel tuo letto? Perché ti dà l'idea di affezione, ti dà l'idea, sì, che ci sia qualcosa e tu non vuoi far trasparire il fatto che in realtà non ci sia. Oh, gente, gli scopamici esistono da una vita.
Basta dirglielo, possiamo dormire insieme, ma non c'è niente di più. Cosa c'entra? Perché? Che cosa vuol dire dormire insieme? Non vuol dire niente. Lei ovviamente di tutte queste cose è contenta. Lei scopre che sì, ci piace prenderci le mazzate. Questo ci può far, diciamo, collegare un po' a fagiolo, parlando di temi un pochino più leggeri, del perché si chiama 50 sfumature di grigio. Perché Christian Grey all'interno del libro dice di avere 50 sfumature di tenebra. Ah! Altra cosa che mi ha dato profondamente fastidio è il fatto che ci sono un sacco di metafore sul cibo. Ve ne voglio leggere una, giusto tanto per, che mi sono appuntata. La sua voce è roca e calda come il cioccolato nero fuso al caramello o qualcosa del genere. Poesia. Lui continua a... Non so, a dirle, hai mangiato Anastasia, mangia, hai finito questa cosa, no, dai, mangia un po' di più, prendi un pezzo di quell'altro. Ah, che rottura infinita! Per tutto il libro poi ci sono una serie di mail che lui le invia, mamma mia le mail, che noia! A parte mail tutte uguali, tipo, Anastasia, dove sei? Cosa fai? Perché hai detto questo? Ci vediamo? Perché non mi rispondi? Cosa stai facendo? Ah, mamma mia! Christian Grey è evidentemente uno stalker, ma ci sono un sacco di persone sul web, all'interno dei forum, ma anche sullo stesso Goodreads, che scrivono recensioni e scrivono semplicemente cose come ah, quanto vorrei avere per me un Christian Grey. No, gente, perché quest'uomo è uno stalker. E perché tante donne vogliono avere vicino una persona come Christian Grey? Non perché è uno stalker, ma perché ha un sacco di soldi. Ed è talmente ossessionato dalla sua donna da fare lo stalker. Quindi questo atteggiamento, che in realtà è un atteggiamento ossessivo, viene interpretato come una specie di attaccamento, come una specie di possessione. Lui mi ama, è bello e mi vuole tutta per sé, perché è un tipo molto... Questa cosa io non dico che sia sbagliata. Però bisogna ammettere che sia così, cioè bisogna ammettere che questo libro è piaciuto a tante persone perché dà l'idea di un ideale di relazione che tante donne evidentemente vogliono e sono le stesse che poi fanno le ultra femministe contro l'Islam, il burka e la violenza sulle donne. Ragazzi, questo è il primo passo per la violenza sulle donne, essere alle dipendenze di una persona che ti tiene in scacco perché? Perché hai firmato un contratto inerente all'ambito sessuale, su quale devono essere o non essere le tue prestazioni, e oltretutto dipendi da lui economicamente perché ti trova un impiego e perché ti compra tutto quello che vuoi. Si dice tanto che questo libro ha liberato le donne perché le ha fatte uscire da una specie di prigione di pudicità, ma le ha liberate che cosa? Le ha ingabbiate? Perché racconta veramente dell'esperienza di una persona che si libera attraverso il sesso? No, lei non si libera assolutamente, lei diventa schiava di questa cosa. Che poi si dica che Anastasia Steele sceglie direttamente di intraprendere questa strada e sceglie di salvare quest'uomo che è tenebroso, tormentato. Ma ragazzi, ma non è tormentato, non è tenebroso, è uno a cui piace il sesso forte. Perché? Spoiler. Perché da ragazzino ha ricevuto un trauma, perché una vecchia a 15 anni gli ha insegnato a fare questo tipo di sesso e adesso lui non riesce più a uscirne. Ma ragazze, è sesso, non è che non ne vuole uscire, se lo fa evidentemente è perché si diverte, non è perché, oddio, gli è successo il trauma, allora è sempre così. Vado da uno psichiatra e questo perché piace alle persone? Perché lei ha la sindrome della croce rossina, lei vede quello tenebroso con il passato brutto e vuole salvarlo, come tante donne hanno, lei ha la sindrome della croce rossina. E a noi sembra di essere più vicine, dico noi perché sono donna anch'io, quindi sembra di essere più vicine a questo personaggio che cercano di capire la psicologia della persona che hanno di fronte, ma in realtà sta facendo un errore terrificante. Se Christian Grey esistesse nella realtà, sarebbe, non so, ospite ai programmi della Leosini, perché assolutamente non è concepibile il fatto che lui tratti in questo modo
questa ragazza che oltretutto si sente intimidita dalla sua persona, ma anche lì ti senti intimidita, ma scappa a gambe levate, perché dovresti stare con una persona di cui provi, non dico paura, però di cui provi soggezione, cioè non puoi mai dire una cosa in più, hai paura di dire una cosa in meno, devi compiacerlo. Io quando sto con il mio amoroso, ma io come tutte voi sono sicura, non mi preoccupo di compiacerlo, io mi preoccupo di essere in un certo modo, magari per risultare più piacevole, magari un certo vestito, una certa cosa, dico magari questa, non quest'altra cosa, ma non è per un compiacerlo, è per fargli vedere una cosa bella della mia persona, non perché io devo piacergli per forza, cioè non perché io devo stare attenta a piacergli. Io sono fatta in questo modo, poi se gli piaccio, bene così, se no, oh ciao, cioè, questo come anche Anastasia dovrebbe fare. Se avete intenzione di leggere questo libro, fatelo con l'intento di guardarlo in un certo senso come un qualcosa che potrebbe aprirvi gli occhi su un certo tipo di realtà sociale dei nostri giorni, ma nulla di più. Facendo altri piccoli spoiler più leggeri sulle scene di sesso, vi posso dire che sono descritte male perché sono, a parte tutte uguali, a parte che viene utilizzato 100 volte il vocabolo sexy, mega sexy, ultra sexy, super sexy, 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 dappertutto, c'è sempre la parola sexy. Tra le altre cose che ti lasciano perplessa è il fatto che lei abbia 1000 orgasmi, nel senso lui si tocca i capelli, lei ha un orgasmo, lui si toglie la camicia, lei ne ha un altro, lui le dice una cosa tipo facciamolo in ascensore, un altro. Che ti pare? È per questo che possiamo concludere che questo libro, 50 sfumature di grigio, in realtà è un libro di fantascienza. Oltretutto, le sue descrizioni di questi multipli orgasmi sono descritti con una serie di suoni, direi quasi onomatopeici, nel senso che lei gracchia, raglia, muggisce durante questi rapporti. Non realmente, però sì, lei geme, miagola, fa delle robe che dici, perché devi scrivere questo? L'ingenuità di lei è una cosa disarmante. Lui a un certo punto le dice, vieni, ti mostro la mia stanza dei giochi. Questa cosa c'è anche nel trailer del film, che, aperta parentesi, ragazzi, ma il tizio che fa 50 sfumature, l'uomo, Christian Grey, non vi sembra mica? Secondo me è uguale. Scusa parentesi. Comunque lei a questa cosa della stanza dei giochi gli risponde tipo è il posto dove tiene l'Xbox o cose di questo genere. E lui no, niente del genere. Ma ti pare? Cioè, ti ha appena fatto firmare un contratto in cui ti dice praticamente che vuole avere un rapporto dominatore dominata, no, dominatore sottomessa con te, ti dice andiamo a vedere la stanza dei giochi e tu gli dici l'Xbox, ma sei rincoglionita. Per concludere, dato che ho appena scrutato la mia lista e ho visto che più o meno tutti i punti sono stati toccati, più o meno tutte le 50 motivazioni che avevo trovato sono state espresse, volevo dirvi, se volete leggere questo libro, fatelo perché vi divertirete a leggere sostanzialmente delle vaccate, però vi divertirete perché in certi punti è anche divertente, è divertente per quanto è stupido, però per certe cose potrebbe anche divertirvi, non ci trarrete assolutamente nulla di utile, perché se pensate che all'interno ci sia chissà quale strana pratica sessuale da provare, no, aprite un sito internet pornografico qualunque e imparerete molto meglio, perché queste sono dei rapporti sessuali normali, descritti male, banalmente e appiccicati un po' così. Dunque io vi direi che ve lo consiglio, però in realtà ve lo sconsiglio, insomma dipende che cosa state cercando. In linea di massima vi direi comunque non compratelo perché è uno spreco di denaro, io ve lo direi anche quanto costa questo capolavoro, però purtroppo non posso perché questo sarà il regalo di San Valentino per il mio amoroso, ovviamente non solo lui perché sennò me lo tira dietro, infatti ho preso una serie di altre cosine, però è iniziato tutto perché noi parlavamo male di questo libro, però nessuno dei due l'aveva mai letto, quindi ho detto quale occasione migliore se non quella di comprartelo, leggerlo prima io e poi sì, in realtà spoilerartelo con un video, però vederlo in bella vista sulla tua libreria. In realtà credo che ci metterà un'altra copertina.
Spero che la recensione vi abbia divertito almeno un po', spero che passiate veramente un San Valentino strepitoso e non preoccupatevi perché se siete da soli arriveranno sicuramente giorni migliori, tenete duro perché anch'io ho tenuto duro per tanto tempo. Dunque, nulla, al prossimo video. Ciao!